Presidente Scopelliti oggi a Bari per ribadire il suo forte no al referendum costituzionale. Sì, un no che deve emergere all'intero Mezzogiorno. Questi lo dicono anche i sondaggi, c'è una grande diffidenza su questa riforma dal Mezzogiorno, appunto, che parte dal sud del paese. E io aggiungerei un'altra cosa come espressione di azione nazionale che ha molto radicamento nel Mezzogiorno, quindi nel sud. Se il no dovesse vincere grazie al grande contributo del sud, noi riteniamo che debba essere un uomo di centrodestra, ma del sud, a rappresentare domani appunto la leadership di questo centrodestra, perché adesso il sud ha bisogno di diventare protagonista, perché dobbiamo superare questa stagione delle promesse, delle false presenze come quelle di Renzi in queste ultime settimane, che sta promettendo di tutto. Il nostro sud continua ad essere in grande emergenza, in grande difficoltà, e non riceve risposte, e quindi abbiamo bisogno veramente di una classe dirigente in grado di imprimere un'accelerazione diversa e soprattutto di un protagonismo nuovo del Mezzogiorno. Presidente, ha parlato di centrodestra, la domanda viene spontanea. Ha un messaggio per Angelino Alfano, il ministro dell'Interno? La scelta del referendum, come hanno detto in tanti, è una scelta che rappresenta uno spartiacque tra chi ha deciso di stare da una parte e di stare dall'altra. Io ho sperato e auspicato che anche questo movimento, di cui sono stato fondatore in una prima fase, decidesse di stare con i piedi ben saldi nel centrodestra. Questa scelta rappresenta sicuramente un momento difficile e diverso anche in una fase successiva, però come spesso accade, insomma, la politica è sempre in progress, in evoluzione, non si esclude nulla. L'unica certezza che abbiamo è che però noi abbiamo fatto una scelta molto chiara, è quella di stare dalla parte del no, di combattere contro questa riforma, che è una riforma che non migliora appunto il futuro del paese, ma che ovviamente invece mette in difficoltà ancora una volta il sistema bicamerale, perché si corre il rischio, lo dico, lo ripeto, che una maggioranza ci sia alla Camera che ad ipotesi, per ipotesi sia di centrodestra, magari si può avere una maggioranza di centrosinistra al Senato, e tutto questo non aiuta, anzi rallenta, mette in difficoltà le procedure delle due rispettive branche del Parlamento, mette in difficoltà ancora di più chi ha il compito di governare, e non credo che sia una riforma adeguata. Forse l'idea di tagliare totalmente il Senato e quindi chiudere con la stagione del bicameralismo per attuare la stagione del monocameralismo era una scelta obbligata, dovuta, seria, rivoluzionaria, ma soprattutto giovane. Oggi Azione Nazionale, il vostro partito, di cui Sergio Fanelli, uno dei coordinatori regionali, organizza un incontro sul no, riunendo il centrodestra barese. È un'occasione di confronto e di ripartenza. Bari ha il dovere di interrogarsi, Bari città di centrodestra, così come fu all'epoca, grazie a Pinuccio, il laboratorio di centrodestra, ha bisogno di riportare alla politica attiva tutte quelle persone che hanno perso la voglia di scendere in campo, di confrontarsi, di trovare delle soluzioni. Bari ha bisogno, come la Puglia, di soluzioni, di risposte concrete. Io sono convinto che se mettiamo davvero tutti da parte quelli che sono gli errori e ci confrontiamo e troviamo un assunto che può dare delle risposte concrete, avremmo dato alla nostra gente, alle nostre famiglie, delle risposte positive e foriere di un futuro migliore. Presidente, un'ultima domanda: vincesse la fazione del no al referendum, il giorno dopo quali sono le prospettive per il centrodestra italiano? Le prospettive, intanto pensavo proprio questo, auspicavo una chiusura di campagna per noi a Bari, nella città di Pinuccio Tatarella, il ministro dell'armonia, colui che ha immaginato e costruito questo centrodestra allargato, che è una bella esperienza che io ho riprodotto anche in laddove sono stato, ho avuto il compito di governare. Il centrodestra il giorno dopo è chiaro che deve rimettersi, deve tornare a discutere, deve farlo in maniera allargata e deve pensare che la prossima tornata elettorale, e speriamo sotto questo punto di vista anche a breve, sia attrezzato con una leadership adeguata, con un candidato che sia giovane, come dicevo prima auspicabile anche del sud, perché il centrodestra può tornare a governare, deve tornare a governare e deve dare quelle risposte al paese che forse questo governo Renzi sicuramente non è stato in grado di offrire.